Buongiorno ragazzi, mi sono appena alzata e sono corsa qui in studio perché mi sono ricordata che oggi dovrebbero passare a ritirare un reso degli acquisti dell'haul che vi avevo fatto diverse settimane fa. Penso che dalla mia faccia si capisca quanto io sia ancora addormentata e devo affrontare questo problema appena sveglia. Oggi è lunedì, ho passato un weekend un po' movimentato. Questo video avrei dovuto registrarlo ieri, ma non ho potuto e quindi sono un po' scombussolata, devo riprendermi. Ho le forbici che non tagliano, lo scotch che non appiccica, non sono messa molto bene. Il problema di mettersi alla scrivania è che poi prima di riuscire a scappare passa sempre un po' di tempo perché sono rimasta immischiata in questioni di lavoro tra mail, messaggi a cui dovevo rispondere. Comunque, prima di iniziare le grandi pulizie di casa, ho dei contenuti di lavoro da registrare. I miei capelli sono un po' sporchini a dire la verità, quindi adesso gli diamo una rinfrescata. La casa è imbarazzante, questo è il motivo per cui dobbiamo fare le mega pulizie. Cerco di motivarmi a fare una cosa che non mi piace per niente con un bel video. In realtà stamattina avevo intenzione di iniziare la giornata con una bella doccia rinfrescante, anche perché, come vedete, i miei capelli ne hanno bisogno, ma ieri non sono riuscita a registrare dei contenuti che devo assolutamente fare adesso come prima cosa della giornata e quindi per dare un po' di dignità ai miei capelli e alleggerirli uso lo shampoo secco, questo qua della linea Pure Detox di Vrochet. Mi piace usarlo per assorbire il sebo e quindi dare leggerezza ai capelli, ma anche dargli una rinfrescata perché ha questo profumo veramente freschissimo di capello pulito che si attacca al capello e lo rende veramente freschissimo come appena pulito. Una cosa che faccio sempre per assorbire al meglio il sebo dopo lo shampoo secco è passare un asciugamano asciutto e pulita in modo da trasferire la polvere che ha assorbito il sebo sull'asciugamano. Io vedo un sacco la differenza, ragazzi. Capelli più leggeri e soprattutto meno unti. Ieri sera l'ho messo anche a salvo perché volevo fargli un massaggino in testa, ma aveva i capelli un po' untini, allora gli ho passato questo per rendere il capello più pulito e fresco e è andata bene a tutti e due. Adesso mi metto a registrare i contenuti che vi dicevo, dovrò farli comunque qui in bagno e ci vediamo penso fra un paio di orette. Visto che è una giornata un po' uggiosa, mi è venuta voglia di porridge, ci ho messo anche un quadrotto di cioccolato fondente, è un po' secco perché mi sono distratta a stendere i panni mentre lo preparavo, però molto buono. Mi ero tolta l'apparecchio per fare il voiceover, dato che l'ho rimesso da diverse settimane, ma non mi sono ancora completamente abituata a parlare, sbiascico un pochettino quando devo registrare contenuti un po' più importanti, lo tolgo. Ho praticamente finito, sto caricando il video su WeTransfer per mandarlo al brand che lo deve approvare e finalmente mi posso lavare, ragazzi. Ho una voglia di lavare i capelli questo weekend, non sono riuscita. Di solito il weekend è il mio momento di reset della settimana e tra le cose che mi fanno proprio rilassare alla grande c'è una bella doccia più lunga rispetto a quella che faccio in settimana, cioè io mi lavo tutti i giorni, però i capelli li lavo 2 volte a settimana massimo, una volta di solito mercoledì e giovedì e poi nel weekend, Corriere, questo vorrà il pacco, vedrai. E invece no, è una cosa che ho comprato io. Ho comprato, ragazzi, le cartine per fare la ricostruzione delle unghie. Non tanto per le mani in realtà, ma più che altro per i piedi. Adesso sicuro con la fortuna che ho il corriere mi suonerà mentre sarò in vasca. Prima di lavare i capelli vado a fare la maschera esfoliante 2 in 1, sempre della linea Pure Detox di Vrochet. Questa va fatta una volta a settimana prima dello shampoo e va applicata direttamente sulle radici asciutte. È una vera e propria maschera per capelli. Ha questa consistenza perché contiene argilla bianca e non so se vedete,
contiene dei microgranuli che vanno proprio ad esfoliare la cute. Sapete che per avere capelli sani innanzitutto bisogna prendersi cura del cuoio capelluto, e questa maschera va a esfoliare delicatamente eliminando le impurità, quindi ha un doppio effetto perché da una parte sfolia e dall'altra purifica, perché regola la produzione di sebo anche grazie all'argilla bianca. Io inizio sempre dalla parte alta e poi passo sotto, è super rilassante, vi giuro. Io vi consiglio un prodotto del genere sia se avete i capelli normali e volete purificarli, mantenerli sani e puliti nel tempo, ma soprattutto se avete capelli grassi che tendono a ungersi velocemente. Questo prodotto fa veramente la differenza perché mantiene i capelli leggeri e purificati più a lungo. Arricchita con alghe biologiche della Bretagna e argilla bianca, la maschera esfoliante pre-shampoo Pure Detox purifica ed esfolia delicatamente il cuoio capelluto, rimuovendo le impurità. Non contiene silicone, so che questa cosa vi interessa sempre moltissimo, ed è composta al 97% con ingredienti di origine naturale, quindi anche l'inci è veramente ottimo. La lasciamo agire per 5 minuti e poi metto un po' d'acqua, la sciacquo via e passo allo shampoo. Come voleva si dimostrare, ragazzi, il corriere ha suonato proprio in questo momento, quindi io sono uscita con la mia maschera Pure Detox in azione, però non si è scandalizzato a quanto pare, chissà quante ne vedono i corrieri. Vado sotto la doccia. Eccoci qua, che bella sensazione di freschezza finalmente. Wow, che capelli ribelli! Super voluminosi, puliti, leggeri e belli lucidi. Come piace a me, sono proprio morbidi, è quello che cerco in un prodotto purificante, cioè che mi lasci il capello pulito ma non secco, deve comunque idratare. Sono più che soddisfatta quando lo trovo, vi lascio giù nell'info box il link per provare la linea Pure Detox di Vrochet. Comunque, adesso ho fame. Che ore sono? Alexa, che ore sono? È 1:56 del pomeriggio. Sono praticamente le 2, ho passato la mattinata in un istante, non so come sia successo, ogni volta è così. C'è un caos incredibile attorno a me, perciò mangiamo e poi iniziamo queste pulizie. Devo dire che da quando ho tagliato i capelli mi piace lasciarli naturali, senza usare piastra o ferro, perché sono carini secondo me, a meno che non devo registrare contenuti super importanti o particolari. Mi piace dare un po' di tregua al capello, visto che non sta malissimo. Dopo tanto tempo, un bel pranzetto leggero. Il mese di marzo, ragazzi, mi sta prosciugando ed è per questo che ho deciso di dedicare una giornata al reset della casa. E infatti nelle prossime 2 settimane ho tantissime collaborazioni, il che, come sapete, mi rende sempre molto felice, ma è un impegno, una responsabilità, quindi emotivamente sono un po' prosciugata. E poi questo weekend andrò a Bologna per il Cosmoprof, non vado da tantissimi anni e non vedo l'ora, ho dei bellissimi ricordi del Cosmoprof. Per chi non lo sapesse, è una delle fiere più grandi al mondo per quanto riguarda il make up, il beauty, l'estetica in generale. Io sono stata già diverse volte i primi anni di YouTube, poi ho perso un po' l'abitudine ad andare e quest'anno avevo voglia di tornare, quindi sarò via per 3-4 giorni per quello. La settimana dopo sicuramente dovrò andare in campagna dai miei, cioè voglio andare in campagna dai miei perché torneranno dopo essere stati via un mese e mezzo in Sicilia in vacanza, e subito dopo partirò per Parigi, quindi raga, come sempre, trotterelliamo. Ma che buono questo pollo. Fortunatamente ieri ci ha pensato Salvo a lavare il bagno giù e la cucina, mentre io oggi ho intenzione di occuparmi dello studio, del bagno di sopra e della camera. La situazione attualmente è questa, bella incasinata. Questo è il problema di avere spazi piccoli e tantissima roba. In realtà tutta quella è spazzatura, questi sono prodotti che devo sistemare. E qui vabbè, la mia postazione in cui c'è stata un'invasione di campo perché stamattina ho stampato le etichette.
Allora, aggiornamento, ho lavato e spazzato i pavimenti di tutta la casa, praticamente ho ripassato anche la cucina e il bagno, perché Salvo diceva di aver pulito il pavimento in cucina, ma c'erano peli ovunque, quindi io ho ripassato un'altra volta e sono abbastanza stanchina, ragazzi. A dire la verità, si sono fatte le 7 di sera e mi manca ancora parecchio lavoro, perciò stavo pensando di stopparmi qui e ricominciare domani mattina. Eccoci qua, tutti insieme, ragazzi. Momento post lavoro sul divano. Momento adesso... post vecchiaia. Stai diventando vecchia, Coretto. E tu pure. Io comunque, ho 22 anni. 22, dillo bene, ti ho conosciuto anni. Che ne avevi 20. E io pure 26, ora ne hai 28. Mamma mia. Comunque, andiamo a fare la spesa perché io ho fame e sono le 7. Ma non ho un buon momento a fare la spesa se hai fame. Perché non sussurrare che non sento niente. Non fa bene fare la spesa quando uno ha fame. Perché grazie per l'insegnamento. Dai, andiamo, su. Abbiamo fatto una super spesa, ragazzi. Tra l'altro è stata la prima volta in 3-4 anni che... il bipper non mi ha segnato tutte le cose. Io vado a fare la spesa quasi sempre all'esse lunga e uso il bipper, io lo chiamo così, il telecomandino automatico per segnare i prezzi e alla fine non dover fare la fila alla cassa e pagare automaticamente. Ogni tanto c'è la rilettura, stasera ci fanno la rilettura totale e ragazzi non ci aveva segnato, cioè il bipper non aveva preso 5 cose e noi siamo sicuri di averle passate tutte, anche perché cioè che ci mettiamo a rubare 6 euro di cose, no? Di queste 5 cose io sono sicurissima di aver passato il pane e le pere, per farvi capire, quindi probabilmente non ha funzionato, però la cassiera lì per lì ci ha un po' giudicato dicendo: ah, non avete passato tutto. Vi faccio vedere cosa ho comprato, anche perché nell'ultimo vlog un ragazzo mi ha scritto: facci vedere uno svuota la spesa. Premessa, questa è stata una spesa un po' particolare, non è la nostra classica. Abbiamo preso sia io che Salvo tante cose nuove e monelle. Ci sono dei periodi in cui mangiamo meglio, altri come questo probabilmente, in cui ci lasciamo tentare da qualche sfizio in più, ci coccoliamo con il cibo, perché oggettivamente abbiamo preso una marea di cavolate. Iniziamo di qua. Ho voglia ultimamente di alghe, non so perché, ragazzi, vi giuro che mi piace tantissimo l'idea di metterle nelle insalate, quindi ho preso questa insalata di alga già pronta. Dovrebbero essere proprio dei pezzettini da inserire, ma in realtà da mangiare da soli, da inserire da nessuna parte, mentre questo è il classico foglio per fare il sushi e devo capire come creare degli snack. A me piace un sacco il sapore, so che se invece a voi non piace quest'idea vi potrebbe far ribrezzo, invece io amo il sapore di per sé dell'alga. Comunque, cannella l'avevo finita, ho preso una bella confezione grande perché ne uso parecchia. Poi a livello di pane ultimamente stiamo adorando i torinesi, che sono questi grissini super sottili, croccanti, che io amo quando non sono particolarmente bruciacchiati, buonissimi. Pan bauletto classico e poi ovviamente il pane fresco, anche perché stasera abbiamo deciso di darci ai salumi, abbiamo preso un po' di tutto. Latte, io bevo praticamente solo latte vegetale, lo sapete, e questo qua di soia dell'Alpro non è della linea Barista, ma secondo me fa una schiuma molto migliore rispetto a quello della linea Barista, è favoloso questo qua classico, mentre questo qua latte d'avena, buono da bere così per fare la schiuma, bocciato. Poi non so cosa farvi vedere, ho preso sì le patatine perché avevo voglia ultimamente di questa salsa qua messicana, quindi ho preso le tortillas, poi i miei classici frutti di bosco. Ultimamente non sto mangiando lo yogurt, quindi non li mettono nello yogurt, ma me li mangio così come snack, diciamo. Riso perché l'avevamo finito, questi li ha presi Salvo. Perché amore hai preso la soba? La pasta cinese, amore? Buona, molto buona. Così, quando ma tre ne hai prese. Quando non ho voglia di cucinare. Cioè sempre. Bravo amore, hai fatto bene. Pasta fresca, gnocchetti, mozzarelle.
Altri salumi confezionati che tornano utile quando Salvo deve portarsi la schiscetta a lavoro, quindi preparare un panino al volo per il giorno dopo. Comunque anch'io li mangio spesso quando non ho voglia di cucinare, voglio far veloce. Questi li avevo presi per stasera, ma alla fine penso che mangeremo solo i salumi, e sono dei rotolini di carne col formaggio e la rucola. Li ho già provati, mi piacciono un sacco. Passiamo al reparto merendine golose. Ho preso, allora, questo qua è una novità. Ho visto questi snack che ricordano un po' i Kinder fetta al latte, ma dovrebbero essere un po' più equilibrati, sani, proteici, insomma. Ne ho presi due perché sennò va a finire che Salvo me lo ruba senza che io lo sappia. Per non rimanerci male, ne ho presi due. Spero che non me li mangi. Poi, questo budino è al gusto latte con i chicchi di riso. È letteralmente un budino al riso. Buonissimo. Poi, avevo sentito che è tornato dopo anni il Kinder a Pippo e quindi l'abbiamo comprato, anche se questo è al cacao. Io mi ricordo che quello buono dovrebbe essere alle nocciole. Barrette, queste qua sono tra le mie preferite. E poi questo sempre Salvo golosino, molto buono, molto fresco, ha fatto bene a prenderlo. Abbiamo anche della verdura, in realtà gran parte è rimasta nel sacchetto. Comunque le verdure che prendo sono sempre le solite: cavolfiori, coste, insalata, carote, zucchine, solita roba. Immancabili nella mia spesa sono le zuppe dell'Esselunga. Ci sono circa 20 tipi diversi di zuppe, ogni volta cambio, perché sono deliziose, fresche, genuine e soprattutto non piene di olio. Questa l'ho presa l'ultima volta con i kale, il cavolo nero, deliziosa, e i ceci. Il minestrone cremoso è quello che non manca mai, perché è proprio consistente. La parola cremoso è perfetta per descriverlo. Questa qua vellutata di carciofi. I carciofi a me piacciono, ma odio cucinarli, quindi non li cucino mai, e quando mi manca il loro sapore cerco qualcosa di pronto, onestamente. E poi anche con i funghi champignon, anche questa l'avevo provata, carina, leggera. Buongiorno ragazzi, nuovo giorno. Ci siamo salutati ieri sera dopo lo svuota la spesa perché eravamo affamati e stanchi. In realtà adesso è già l'una del pomeriggio, perché ho lavorato tutto il giorno, corso destra e sinistra, quindi ho preferito iniziare il vlog come sempre dopo aver finito le cose importanti. Però dobbiamo continuare le nostre pulizie, perché in realtà, anche se ho fatto quasi la maggior parte delle cose, mi manca lucidare gli specchi, fare la polvere, togliere le ragnatele, quindi anche oggi dovrò correre a destra e a sinistra. È come fare un workout, pulire la casa. I capelli, come vedete, sono ancora morbidissimi, ma soprattutto puliti, cioè leggeri. Questa è la cosa che mi piace della linea Pure Detox di Rocher, me li lascia super leggeri e hanno questo profumino fresco. Scusate l'immagine, ma è bello annusarsi i capelli quando sono freschi. Non lo so se sono l'unica ad avere questa mania. Mi ispirava tanto la zuppa agli champignon, avevo voglia di questa zuppetta qua. Zuppetta riscaldata, è un po' leggerina, quindi comunque avrei dovuto mangiare qualcos'altro perché non sazia particolarmente. L'ho già assaggiata. Però sa proprio di funghi. Buona. Che c'è, olio? Una carotina? Vieni qua. Eccola. Io gliela posso anche dare, ma non la mangia. Tieni. Non la mangia. Tieni. Non la mangio. Questo blazer era appeso lì perché lo devo portare in lavanderia. Da quando ho scoperto la lavanderia non posso più farne a meno, ma soprattutto io prima di qualche mese fa non sapevo che i blazer non si potessero lavare nella lavatrice. In teoria, cioè, l'ho sempre fatto, diciamocelo, però per non farli rovinare andrebbero lavati a secco, e a casa io non posso farlo ovviamente. Però posso dire che, a parte la comodità sì di ritirare il vestito lavato, stirato in lavanderia, è una scocciatura ogni volta doverli portare, andare a riprenderli, io me li dimentico sempre, quindi non lo so, è un'altra cosa in più da fare, che forse più che un lusso è un impegno, boh.
Siamo a buon punto, ragazzi. Sto facendo merenda con questi mirtilli gigantissimi che ho comprato ieri. Sono troppo buoni. Ma la merenda di oggi in realtà è questa qua. Voglio assaggiare questo snack della Nestlé. Un po' pallida questa merendina, abituata al classico Kinder fetta al latte, lo trovo un po' desaturato. Oddio, non mi ricordavo, sa di cocco. Buono. Non c'entra niente col Kinder fetta al latte, è completamente diverso. Tipo un pan di Spagna morbido con della panna montata al gusto cocco. Questa, raga, la ricomprerò sicuro. Allora, direi che ho quasi finito le pulizie di questo weekend, quindi due giorni di mega ribaltamento della casa. Io non sono una, onestamente, che sta troppo attenta alle pulizie di casa. I primi anni in cui mi sono trasferita lo ero un po' di più, ultimamente mi sono rilassata parecchio, devo essere onesta. Ovvio, mi piacerebbe avere la casa sempre perfetta, in ordine, pulita, ma ho anche una vita abbastanza frenetica, le giornate lavorative sono infinite e quando ho tempo preferisco rilassarmi, stare col mio ragazzo, uscire a mangiare, fare le mie cose, insomma. Non sono una che sta troppo attenta alle condizioni della casa. Se è in ordine mi sento meglio, se non è in ordine sono meno produttiva e divento un po' nervosa, ma non sono ossessionata da questa cosa. Cioè, non so se avete anche visto come ho rifatto il letto. Sì, deve essere un po' ordinato, i cuscini messi lì, ma sono un paio d'anni che non stiro più le lenzuola, perché tanto poi le stiro, ci dormo, il giorno dopo sono di nuovo stropicciate. Considerato che in camera non devo invitare nessuno, anche se le lenzuola non sono perfette, a me non frega. Poi sì, mi piacerebbe avere una governante che mi sistema tutto e avere tutto alla perfezione, ma ripeto, non è una mia priorità. E lo dico perché l'altro giorno su TikTok mi è uscito un video di una persona a caso, diciamo, che diceva di cambiare le lenzuola ogni giorno, cioè proprio lavarle ogni giorno. Probabilmente a quei livelli siamo un po' nell'ossessione barra patologia, a mio modesto parere. Ma comunque io mi chiedo, ma la gente dove lo trova il tempo di rifare il letto completamente? Quindi cambiare le lenzuola ogni due giorni, ogni tre giorni? Cioè, mi rimetto al lavoro, ragazzi, che qui, tanto per parlare di lavoro, non riesco a fare una giornata intera a fare le pulizie tranquilla, perché io letteralmente ogni 20 minuti vengo interrotta per modificare un video per un brand, modificare un altro video, continuare a cambiare progetti, scrivere script, tante cose frenetiche che mi rendono felice ma anche esaurita. Questo bagno è l'unica stanza della casa che non sarà mai in ordine per più di 5-6 ore, sia perché lo usa un po' salvo come cabina armadio per il lavoro e per cambiarsi, sia perché lo usiamo anche come lavanderia, quindi panni sporchi li portiamo qua, se ci sono troppe brutte giornate di seguito si accumulano e non ci stanno più nemmeno nel fantastico cesto, che comunque è comodo, l'abbiamo preso da Maison du Monde. Quindi questa stanza è un casino ed è forse la parte della casa che odio di più negli anni, lo dico sempre, ogni tanto mi viene voglia di ristrutturarlo, però oggettivamente non ha molto senso, quindi facciamocelo andare bene. Comunque, bagno incasinato a parte, in realtà adesso la casa è finalmente lucida e in ordine, perciò direi che ci sta un bel mini tour. È uscito un sole incredibile, perciò oggi lavatrici a go-go, il bagno è chiuso proprio perché sta andando la centrifuga. Ho finito di sistemare anche la cucina. Ho pulito la cucina che ieri sera come sempre era esplosa. Questa secondo me è la stanza più noiosa da sistemare perché puntualmente, ciao Ali, ogni giorno va rimessa a posto. Comunque ho tolto un po' di cose che c'erano qua su questo mobiletto, ho pulito bene il piano cottura che era da diverse settimane che non lucidavamo, ho tolto la spazzatura e spolverato un po' anche l'angolino con i libri, ma soprattutto ho lavato il pavimento su tutto
tutte le superfici della casa, tra cui anche le scale, cosa che non faccio molto spesso. Salendo in studio, l'unica cosa che non sistemerò è lo sfondo, cioè, o meglio, lo metto qui quando non lo uso in camera, perché comunque mi serve molto spesso e quindi non ha senso smontarlo per poi rimontarlo domani. Cabina armadio ordinata, senza nessun vestito fuori posto, molto bene. Ho lucidato per benino la scrivania, fatto la polvere su ogni superficie, anche tutti questi profumi li ho spolverati uno ad uno, ragazzi. Mi servirebbe essere un po' più minimalista per non dover spolverare ogni cosetta. La scrivania non è completamente in ordine, perché tanto comunque tutte queste cose poi, appunto, devo tirarle fuori ogni giorno. L'unica cosa che dovrei fare, ma non ho ancora avuto il tempo, è lavare tutti questi pennelli sporchi. Sapete che io i pennelli puliti li tengo nel cassettino e quelli là sono quelli da lavare. Dai, sono contenta. Ho anche fatto tutti i vetri della casa, non le finestre, no? Quello richiederebbe troppo tempo e troppa voglia, ma penso che lo delegherò a qualcun altro. Andiamo di sopra. Anche qua tutte le scale belle pulite. Guardate com'è lucido questo pavimento. Oh, la camera bella in ordine. Ho tolto tutti i vestiti che erano in quell'angolo. Stavo pensando di stravolgere questo angolino. Vorrei eliminare la scrivania e o mettere la cuccia della Holly in questo angolo, perché normalmente la sua cuccia è qua in mezzo, adesso è fuori ad asciugare, ma occupa metà del pavimento perché lei è grossina. Quindi o mettere la sua cuccia o fare un angolino più cute, non lo so. Diciamo che è un angolo non molto sfruttato in questo momento, quindi si potrebbe migliorare. Ho riordinato anche il bagno, niente di che, ragazzi. Qua ci sono le mie luci per fare le storie. Ultimo aggiornamento capelli prima di salutarvi. Come vedete sono ancora molto puliti, siamo al terzo giorno dopo il lavaggio, perciò vi confermo, ragazzi, che se cercate una linea capelli purificante per capelli che si sporcano facilmente, date un'occhiata alla linea Pure Detox di Vrochet, perché secondo me vi darà soddisfazioni. La fragranza è svanita, ma non puzzano, questo è importante. Fatemi sapere nei commenti se questo vlog di pulizie vi è piaciuto. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.